operistici nel repertorio di Gandino, come Donizetti e Bellini influenzarono i campanari della Basilica, a cura di Mattia Malzani. Vediamo adesso un'introduzione generale dell'argomento. Dal 1786 fino al 2015, più o meno tutti i campanari effettivi hanno lasciato la loro traccia nel repertorio delle sonate d'allegrezza. In circa 200 anni il numero complessivo dei brani che si sono accumulati e tramandati di campanario in campanario è di circa 520 pezzi, un repertorio colossale che non è uguale in Italia. Il campanario effettivo saliva sul campanile e proponeva sonate di sua composizione, ballabili oppure dei brani del repertorio folcloristico e bandistico, canti gregoriani ed inni religiosi che adattava per poterli eseguire sulla tastiera. La presenza di un teatro sociale a Gandino, però, consentiva al campanario di entrare in contatto con la realtà operistica dell'epoca, e questo è il motivo per cui tra i 520 brani vi sono alcuni temi di pezzi d'opera di due autori molto importanti, Gaetano Donizetti e Vincenzo Bellini. Iniziamo adesso a vedere l'influenza che ha avuto Gaetano Donizetti sul repertorio di Gandino. Vediamo un piccolo quadro generale sulla sua vita e sulle sue opere. È nato a Bergamo il 29 novembre del 1797 e muore nella medesima città l'8 aprile del 48. È uno dei più celebri operisti del primo Ottocento. Le sue opere, che sono una settantina in totale, sono rappresentate in tutto il mondo, in particolare l'Elisir d'Amore, Lucia di Lammermoor e Don Pasquale. Dimostra fin da piccolo una grande predisposizione per la musica ed inizia a frequentare dei corsi. Prosegue gli studi a Bologna, dove scrive la sua prima opera teatrale. Si sposta a Napoli, dove nel 22 conosce Vincenzo Bellini, che rimane ammirato dalla sua tecnica di contrappunto, anche se quest'ultimo non ricambierà mai la stima che invece Donizetti aveva nei suoi confronti. Nel 30 compone a Milano l'Anna Bolena, che gli procura successo internazionale. Nel 32 va in scena l'Elisir d'Amore e l'anno dopo la Lucrezia Borgia. Nel 38 si sposta a Parigi, dove entra in contatto con gli artisti in fuga dall'Italia. Il grande compositore Gioacchino Rossini, che lo influenzerà molto, gli procura lavoro. E nel 43 compone il Don Pasquale. E nel 45, provato fisicamente per la sifilide, ottiene gli ultimi successi. Tornato a Bergamo, muore nel 48 e la sua tomba si trova nella Basilica di Santa Maria Maggiore in Città Alta. Vediamo adesso quali opere di Donizetti, o meglio, quali temi di Donizetti sono presenti nel repertorio di Gandino. La terza sonata a 22 del venerdì, l'Ave Maria di prima classe doppia, l'Ave Maria di prima classe a due mani e la sonata a piacere. Thank you.
dormente, fratello. Io fitelli, qui feste lo zio, trucidor del rapito castello. Analizziamo adesso l'influenza di Vincenzo Bellini. Vediamo ancora le tappe principali della sua vita e alcune sue opere più importanti. Nasce a Catania il 3 novembre del 1801 e muore a Puteo il 23 settembre 1835. È considerato compositore per eccellenza dell'era del bel canto italiano ed è autore di 10 opere liriche per via della sua brevissima vita. Le sue opere più famose sono Norma e i Puritani. Il padre fu un compositore minore, mentre il nonno paterno fu un rinomato compositore di musica sacra. Quest'ultimo, infatti, intuite le doti del nipote, lo avviò agli studi all'età di 14 anni. Nel 17 l'attività produttiva di Bellini si fa intensa per convincere il Senato civico a concedergli una borsa di studio, consentendogli quindi di continuare a perfezionare gli studi. Si trasferisce a Napoli per studiare ed entra in contatto con gli ambienti della prestigiosa scuola napoletana. Nel 1825 propone al teatrino del Conservatorio la sua prima opera e 2 anni dopo gliene viene commissionata un'altra per il prestigiosissimo Teatro La Scala di Milano. Sempre a Milano compone le sue opere più famose, Norma e i Puritani. Si trasferisce a Parigi, dove conosce molti compositori importanti, tra cui Chopin, ma nel 30 contrae un'infezione che lo porterà alla morte l'anno seguente, a poco meno di 34 anni. Vediamo adesso quali brani di Bellini sono presenti all'interno del repertorio gandinese, proprio come abbiamo fatto per Donizetti. La seconda sonata 22 del sabato, Ave Maria dalla Norma e Ave Maria per 10 campane di prima classe. Concludiamo questo documentario. Questi brani sono stati adattati dai campanari effettivi che si sono susseguiti nel corso del secolo XIX e ovviamente grazie all'ausilio di alcuni musicisti locali. Gandino non è il solo caso dove nel repertorio sono presenti dei pezzi d'opera. Un articolo del 1958 riporta che a Palazzolo sull'Oglio, mio paese di residenza, quando c'erano solamente 5 campane, vale a dire dal 1830 al 1943, il campanaro Piero Vezzoli eseguiva dei brani di Giuseppe Verdi, tra cui La donna è mobile dal Rigoletto. E ovviamente in tanti altri posti si possono trovare dei pezzi d'opera. Spero che il documentario sia stato di vostro gradimento. Grazie per aver preso visione. Un saluto a tutti.